Quanti presidenti della Repubblica ha votato? Visto non mi ricordo, ma non mi sembra così rilevante. Questo come si caratterizza rispetto alle altre? Ma i primi tre votazioni viene sempre eletta una signora che si chiama Bianca Scheda, e credo che anche oggi a furor di popolo stasera avremo una presidente che si chiama Bianca Scheda. Poi credo dal giovedì, finiti i giochini, i carbonari o altro, i grandi partiti si mettano un po' a fare sul serio. Questo paese non è che può aspettare all'infinito, ha bisogno di riprendere a correre, quindi questa ripresa che un po' c'è stata non va interrotta per nessuna ragione al mondo, e io credo che questo sia l'interesse che i cittadini italiani hanno. Qual è la migliore soluzione per lei, per il Paese? No, io voto convintamente la signora Cartabia Presidente della Repubblica, anche se ovviamente Draghi sarebbe super qualificato, ma io penso e spero che il Presidente Draghi voglia fare un regalo ancora a questo Paese e rimanere al governo per un anno, perché qui mancano le riforme, quelle approvate sono sulla carta. Insomma, abbiamo un sacco di lavoro da fare anche per richiesta europea e per poi avere i fondi europei, e io credo che non è proprio il momento di mettersi a giocare. Lei parla di Draghi dicendo che rimanga presidente per un altro anno, e successivamente poi cosa farà? Beh, innanzitutto vi segnalo che nel 2024 ci sono le elezioni europee, quindi 8 mesi dopo. E cambia tutta la governance. L'Italia in questi ultimi anni, non Sassoli a parte, non ha avuto posizioni di rilievo. La Germania ha la von der Leyen, la Francia ha Christine Lagarde, persino la Spagna ha Borrell, che è l'alto rappresentante, e io penso che se l'Italia nel 24 candidasse Mario Draghi a presidente del Consiglio europeo, passerebbe come una lettera alla posta, e per noi sarebbe veramente, per l'Italia, fondamentale, davvero importante. Quindi nessuno lo vuole mandare ai giardinetti, ci manca pure, nel senso che è una delle risorse più importanti di questo Paese. Ma convinta come sono che il destino dell'Italia è strettamente legato all'Europa e viceversa, io penso che anche le posizioni di rilievo europee devono essere tenute in considerazione. Okay? Senta, tutte le volte si fa un gran parlare, si fa il suo nome per la Presidenza. Le indispettisce di più questa cosa, no, o le fa piacere? Mi fa piacere, è un segno perlomeno di stima quando non di affetto. Però in politica come nella vita c'è un tempo per ogni cosa. Quindi non è ancora il suo tempo? No, è stato. Ah, è stato. Quindi non lo sarà più. È il tempo di un presidente donna. Eh? È il tempo di un presidente donna. Ma da una vita è un tempo di presidente donna. Per l'opinione pubblica non sarebbe veramente un problema. È solo un problema di potere interno al palazzo. Siamo sempre lì, non è che mi devo inventare chissà quale cosa. Perché non è avvenuto in passato questo? Eh? Perché non è avvenuto in passato? Non so neanche se avviene adesso. Grazie, grazie. Perché il potere è non ce l'ha. Un'addiction, è una dipendenza. Chi ce l'ha se lo tiene stretto. Grazie.